Michele Favero, Sì, buonasera direttore. Buonasera. Ormai sul terremoto abbiamo detto un po' tutto, però dalla politica ci si aspetta magari un'azione concreta e non queste scene di teatralità che siamo abituati a vedere come sempre dall'Aquila, ancora dall'Irpinia, no? Dove le case non sono mai state costruite, ma qualcuno ha fatto nascere una banca, tra l'altro è anche diventato sindaco da poco. È la solita scena all'italiana, direi, non cambia assolutamente nulla. Meno lo Stato si occupa di queste tragedie, meglio è. Io se posso dare un consiglio agli amici marchigiani, tra l'altro domenica, proprio domenica scorsa ero ad Ascoli, dico riunitevi come comunità, fate un pullman e andate in Friuli a chiedere consigli a chi ha ricostruito con le proprie mani, le proprie abitazioni, la propria terra. Lì sul posto, perché avete tutte le competenze poi per fare tutto. Meno se ne occupa lo Stato, meglio è. Lo Stato che faccia da garante magari, che vada in banca a dire stabilite una certa somma con un prestito all'1%, che quando avete ottenuto l'1%, visto che oggi avete i soldi anche che costano meno ancora dell'1%, addirittura in negativo, potete prestarli e fare dei mutui a questa gente qua. Fate delle cose concrete invece che presentarvi con queste scene commoventi, strappalacrime, delle quali facciamo volentieri a meno, no? Questa signora che arriva è come fosse avvenuta, è caduta una bomba qua, con la scorta da 40 persone. State a casa che intralciate anche i lavori, fate più bella figura. Io mi sono stampato su internet, da profano, proprio perché non ho studiato geologia, terremoti in Italia dal 1900, una fondazione Giuliani. Ho contato 130 terremoti. Che cosa ha fatto lo Stato fino adesso per prevenire questo? Assolutamente nulla. Vogliamo ricordare che in Giappone un terremoto come quello avvenuto qui avviene mediamente ogni settimana e non crolla niente? Allora, o gli ingegneri giapponesi sono, che ne so, super dotati, ma non credo, perché noi qui abbiamo creato tutto, non abbiamo bisogno di nessuno, o evidentemente qualcuno non vuole occuparsi in modo serio di questo problema. E credo sia proprio il discorso all'italiana. I soldi non inviateli con gli SMS. La stessa cosa che è avvenuta anche con il tornado, e qua ci metto anche la regione, dove sono finiti i soldi? La gente non ha visto un euro. Allora lasciate stare, sono fermi in una banca, poi andranno a finanziare qualche opera pubblica come il campo di calcio, ma la gente, questi soldi qua, non arrivano mai. Tra l'altro la raccolta viene fatta da una banca particolare, e sappiamo tutti quale, non faccio neanche il nome perché mi vergogno persino. Allora, cari miei, fate a meno avete bisogno di questo Stato, meglio è per tutti voi. Perché se posso darvi un consiglio, rileggetevi anche, no? I vari avvenimenti che sono venuti, anche dell'Aquila, o andando anche a ritroso poi. Se vi muovete voi otterrete qualcosa. Le case vostre, costruite da voi, fate lavorare le vostre imprese, non con gli appalti pubblici o europei, che poi non si sa chi viene qua, fanno le scuole nel 2012 e crollano, e sta in piedi il campanile del 1300. Ecco, questo è il consiglio che mi sento di dare a questa gente straordinaria e ospitale, perché ne ho avuto conferma proprio durante le mie vacanze. Non abbiate bisogno, non sentite il bisogno di chiedere a questo Stato, perché otterrete esattamente il contrario. Quando si spengono i riflettori, come è avvenuto per il tornado della Riviera del Brenta, non si è visto più nessuno. 100 milioni di danni, la Regione tra l'altro mi sembra ne abbia stanziati due, ed è riuscita dopo le pastoie burocratiche a darne forse uno. Non c'è nulla da imparare dalle nostre istituzioni. Fate e arrangiatevi voi, se molto volete chiaro. Ma lei, direttore, prima parlava di cifre, no? Ecco, certo. Io oggi ho letto sul Gazzettino, se non erro, sul Corriere, che i danni derivati dal fenomeni come terremoto o comunque dissesto idrogeologico si attestano a circa 250 miliardi di euro. Però sarebbe il caso forse di iniziare a prevenire. Ma visto che abbiamo anche un politico che è espressione del governo, insomma, com'è che si decide di fare o di non fare? Quanto è che è destinato del PIL, anche sfruttando l'assist dell'avvocato, ad esempio, alla cultura e al nostro patrimonio culturale? Com'è che vengono, ad esempio, rivalutati i nostri laureati in archeologia? Questo lo dico perché la nipote, la mia compagna, si è laureata con il 107 proprio a Padova in archeologia,
e credo che dovrà andare all'estero per trovare lavoro. E questa è una cosa inaudita in un paese che è, come diceva giustamente l'avvocato, che abbiamo tutto. E qui è nata la cultura del mondo, va bene, e in ogni angolo c'è un'opera d'arte, ma senza considerare Venezia. Io ho visitato Recanati, a Recanati da sola vale tutto il patrimonio della Germania, non me ne vogliono i tedeschi, ma non me ne può fregare di meno, e della Francia, che tra l'altro ha la maggior parte delle opere che l'infame Napoleone si è portato via. Io sono andato a vedere, ad esempio, a Loreto, un affresco, un soffitto affrescato dal pomarancio, e lì proprio Napoleone ha rubato tutto, e solo quello vale, voglio dire, un patrimonio enorme, ma non c'è una sola guida. Allora, che importanza stiamo dando al nostro territorio? Qual è la risposta della politica? Perché per prevenire bisognerebbe anche sapere cosa abbiamo. Secondo me c'è una mancanza di consapevolezza di quello che è il nostro patrimonio. Il professor Scipioni, che abbiamo ospitato in qualche serata di Indipendenza Veneta, che insegna all'Università di Padova, ha fatto proprio una ricerca anche sul turismo e sulle risorse che potrebbero derivare dal turismo. E il Veneto, a dire la verità, se la cava piuttosto bene, ma il resto dell'Italia? Cioè, ci sono dei siti come Pompei, tanto per fare un nome, che sono in assoluto degrado ancora adesso e si spende ancora troppo poco. Cosa aspettiamo a capire che le nostre risorse sono queste? E che dobbiamo cercare di proteggerle. Altro che il terremoto genera PIL, quella scemenza che può dire solamente una persona che ha evidentemente dei problemi anche psicologici. Il terremoto non deve assolutamente produrre PIL, noi dobbiamo conservare il nostro patrimonio culturale e artistico e investire sui nostri giovani, non lasciare che vadano all'estero. Non è possibile che la Germania abbia 4 volte le presenze che ha l'Italia a livello turistico, la Germania, che non ha nulla a confronto a noi, e la stessa Francia. E allora mi viene da ridere. Poi, per quanto riguarda, visto che abbiamo anche il professore di geologia, ho letto oggi sempre sul Gazzettino che 1700 comuni sono fuori norma per quanto riguarda ad esempio edilizia scolastica o comunque edilizia pubblica. E allora anche qua, lo Stato dov'è? Dov'è che investiamo? Diamo i milioni di euro a manager delle banche, per esempio, no? Perché poi ci hanno anche combinato molto bene, no? Sono spariti solamente 20 miliardi dal Veneto. Dov'è la politica? Qua bisognerebbe fare la domanda, in cosa stiamo investendo in questo paese? Dove? Su banche, su derivati, su cose che non conosciamo, e stiamo sottraendo la vera ricchezza del territorio, che è disarmante. Poi c'è qualche amministrazione, e qua faccio un elogio e non c'entra niente il colore politico, come ad esempio un comune limitrofo a casa mia, di San Giorgio in Bosco, che è riuscito ad esempio a mettere in sicurezza le scuole elementari, investendo con una specie di gabbia e delle fibre in carbonio, adesso io lo dico così, non sono un tecnico, però allora c'è la buona volontà anche di fare, ma bisognerebbe dare la possibilità, incentivare questo e non invece destinare le risorse a tutt'altro. Io non ho mai sentito parlare di sicurezza e di sistemare il bacino idrogeologico del Veneto, ad esempio, e credo servano 3 miliardi di euro, se non quando avvengono queste catastrofi. Grazie, ma allora è troppo, Fabio, tardi. Dobbiamo chiudere perché...